Se anche tu acquisti Lama e Lama Plus e nel frattempo vorresti supportare il mio canale, ricorda che puoi utilizzare il nickname KinoTV gratuitamente nell'item shop di Fortnite. Ragazzi, come va? Spero tutto bene. Io sono Kino e oggi vi voglio rendere partecipi con la mia combinazione per il ninja. Ci tengo a precisare che, soprattutto questa qua, non è la combinazione perfetta, assolutamente no, è quella con cui io mi sto trovando bene, però, per esempio, molte altre persone si trovano molto meglio con altri tipi di eroe. Io ho voluto fare una combinazione, cioè non voglio avere niente di ultra potenziato, no? Mi piace questo ninja perché riesco ad avere sia il fumogeno sia lo squarcio del drago, quindi gli metto una perk sullo squarcio del drago, una sul fumogeno. Adesso vi faccio vedere con attenzione. Allora, come vedete, questo ninja ha fumogeno, shuriken e squarcio del drago. La sua perk comandante aumenta il raggio del fumogeno del 186%. Ah, vi avviso già che prima di questa patch era un po' buggato il fumogeno, infatti stava al doppio e in teoria doveva essere 186%, punto. Oggi hanno risolto questo problema, infatti andremo a vedere come funziona. Poi gli ho messo una ombra infinita, quindi incrementa la durata di tecnica ombra di 4 secondi. Così abbiamo che la tecnica ombra infligge 6 danni base ogni secondo ai nemici vicini, quindi ogni volta che siamo d'ombra comunque i piccoletti che si avvicinano un po' magari si squagliano. Gli abbiamo aggiunto i fumi medicinali, quindi il fumogeno cura gli alleati di 10 salute base ogni secondo. Lo so, sembra poco, ma provato in partita, credetemi, cura di brutto, cura veramente tanto. Io mi sto trovando veramente veramente bene. Poi abbiamo una lama leggendaria che durante la tecnica ombra incrementa i danni delle spade del 25%. Potrei aumentare il livello, potrei aumentare quello, l'altro. Ho preferito aumentare questo per ora. Poi abbiamo diminuisce il recupero del fumogeno del 18% perché ovviamente questo ninja è specializzato sul fumogeno, quindi vorrei sfruttarlo il più possibile, no? Capite? L'energia potrei anche togliergli, fargli consumare meno energia, però non mi sembra aver tanto senso. Preferisco avere piuttosto una perk in più anche sulla gittata dello squarcio del drago, come vedete, così riusciamo a utilizzare tutte e tre le abilità, tutte e due perché gli shuriken non li utilizzerò quasi mai, dai. Siamo sinceri, ci sono eroi specializzati con gli shuriken e in quel caso se andate anche nelle missioni dove i ninja sono ninja adepti potrete continuare a lanciare a raffica gli shuriken, ma quella è tutta un'altra storia, la vedremo in un altro video. Ora vi farò vedere questa combinazione più la Masamune leggendaria. Eh sì, raga, vedremo in azione la combinazione ninja più la Masamune. Che dire, io non vi spoilerò niente, ci vediamo direttamente in missione. Innanzitutto vi dico già che non sono al 100, sono in una missione accampamenti al 94, perché solamente al 100 c'erano morte esplosiva, morte curativa, non c'era un accampamento senza tutte queste perk fastidiose. Vorrei fare una bella clip pulita e soprattutto mostrarvi anche la tecnica ombra, tutte queste cose qua. Allora, cominciamo con la tecnica ombra. Se io ammazzo un nemico con la spada, quelli dopo non c'è bisogno che io li spari. Vedete la vita? Come li diminuisce mentre sono con la tecnica ombra? Senza che io li sparo, guardate. Senza che li faccio nulla. Soltanto un po' scappando, un po' avvicinandomi. Vedete come pigliano danno? Vabbè, sto morendo prima io, però giusto per farvi capire. Ovviamente sono da solo, non ho il boost dei compagni, non ho quello, non ho l'altro. Squarcio del drago, ottimo. E nel momento in cui mi manca la vita, tac, fumogeno. E ci riprendiamo. Aspettate però, non mi sono curato completamente. Vabbè, è andata così. Ci tengo anche a farvi vedere il fumogeno addosso agli zombie perché è una perk molto molto particolare. Iniziamo a distruggerli sti zombie. Ecco, potete, secondo me, un'alternativa che potreste utilizzare se avete problemi con la vita, che nel senso che non volete morire. Sacrificate una perk sullo squarcio del drago, lo fate un po' più corto e gli mettete una perk di survivalista, no? Così ogni uccisione vi ridà la vita. Oppure optate per il fumogeno, come faccio io, vedete? Come mi carico?
Questo è d'acqua. No, non uccidere la superstite. Ok, ottimo. Qua c'è un po' di gente imboscata. È un ottimo ninja secondo me, raga. Soprattutto perché gli ridà anche lo scudo ogni uccisione che facciamo, no? Con la spada. Ma tutti questi zombie. Dov'è? Boo. Qua sopra stanno. Cioè, spiegami un attimo come hanno fatto a finire lì dentro. Niente, l'altro si è perso. Lo riattiviamo. Allora, riproviamo da capo l'accampamento. Fumogeno. Guardate come si squagliano pure questi. Vabbè, dopo che sono esplose tutte le bombole, io ne ammazzo uno, divento d'ombra. E li voglio ammazzare senza sprecare colpi. Ah, vi sto facendo male. Guardate come si squagliano. Bellissimo. Bello, bello. Niente, sto accampamento non me lo vogliono far finire, raga. Mi spiace. Forse perché c'è il superstite qua che... Ma guarda te, qua è andato. Ottimo. La Masamune è qualcosa di impressionante comunque, raga, eh. Non mi interessa riprendere lo scudo velocemente con la spada, eccetera, eccetera, perché tanto mi trovo molto, molto bene così, no? Se vedete. Una volta che ci possiamo curare la vita, raga, per me lo scudo passa in secondo piano, cioè lo scudo si ricaricherà sempre, no? Alla fine la vita è quella che ci interessa un po' e si ricarica di più, certo, sì. Mi mettessi una perk con lo scudo, riuscirei a farmi gli accampamenti da solo, continuando a spadare senza mai prendere fin troppo danno. Potremmo anche giocare così. Ma sinceramente io questa combinazione l'adoro, la sto usando da un po' di giorni. Così, come l'avete vista voi. Ancora qualche perk probabilmente le potrei cambiare, tipo quella che fa danno ai nemici con la tecnica ombra. Non è che faccia poi così tanto male. Certo, è comodo, perché se sei in missione, stai difendendo, fai fuori i piccoletti, comunque una mano te la dà, credetemi. Una mano ve la dà veramente tanto. Però potete anche focalizzarvi su altre... Vedete, io la prima cosa che faccio appena arrivo lancio il fumogeno. Così nel frattempo già mi si inizia a ricaricare. E intanto si squagliano gli altri zombie, no? Poi sono tecnica ombra, guardate come pigliano danno tutti. Cioè, a me piace sta perk. Uso un bello squarcio che tanto ce l'ho a lungo. Le torrette me le risparmio per sta missione. Giusto per farvi capire a voi, no, raga? Ok, arriva lo Smasher. Aspettami, Smasher, che mo ti rompo. Usiamo ancora il fumogeno. Ok, confondo un po' i tasti ancora per le abilità. Cioè, confondo. Dove è andato lo Smasher di natura? Ottimo. Eccolo lì. Vieni qua, Smasher. Ridere. Aia.
Gli abbiamo spaccato tutto. E niente raga, io la mia combinazione del ninja ve la sto facendo vedere. Non so se sarà la mia combinazione definitiva. Sicuramente ci sono molte molte altre combinazioni. Anzi, per il ninja possiamo veramente fare di tutto, secondo me. Io ci tenevo a farvi vedere questa perché secondo me la tecnica ombra con il raggio così ampio, combinata qualche perk con lo squarcio del drago, insomma, ci cura. Probabilmente magari una perk che ci ridia un po' di scudo e sarebbe la build perfetta, ecco. Ecco raga, come vi dicevo, potete anche optare per una perk con D-Mac che vi restituisce lo scudo. La tecnica ombra vi restituisce 2,7% di scudo al secondo. Ciò vuol dire che potrete diventare un po' immortali, tra virgolette. Fidatevi, anche questa perk è molto molto utile. Sta a voi decidere come giocare, come evolvere il vostro ninja. I miei due consigli più grossi, diciamo che ve li ho detti. E detto questo, io non posso fare altro che salutarvi, dirvi che ci vediamo domani con un nuovissimo video. Me lo sto già preparando, raga, anzi sarà un video bomba secondo me. Mi raccomando, potete supportarmi gratuitamente come creatore digitando KinoTV nell'item shop di Fortnite. Ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella bella!